È una giornata molto importante perché la storia di questa vicenda è stata particolarmente dolorosa non soltanto per il fatto in sé, ma per il fatto che ci è voluto almeno mezzo secolo per poterne parlare con serenità, con rispetto della verità dei fatti, dando nomi e cognomi, attribuendo responsabilità, superando le ragioni diciamo, politico-ideologiche che ne avevano oscurato o travisato, in alcune situazioni strumentalizzato e mistificato il significato e il ricordo. Esordisce così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsiglio, che ha partecipato alle iniziative per il giorno del ricordo a Pescara in memoria delle vittime delle foibe e degli esuli istriani, fiumani e dalmati tra il 1943 e il 1947. Inoltre Marsiglio fa proprie le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Quella delle foibe, dice il capo dello Stato, è una tragedia che non può essere dimenticata. I tentativi di oblio, di negazione o di minimizzare sono un affronto alle vittime e alle loro famiglie e un danno inestimabile per la coscienza collettiva di un popolo e di una nazione. Una dura battaglia perché chi ha sempre coltivato questa memoria insieme alle associazioni degli esuli naturalmente sente con particolare orgoglio l'aver ottenuto questo riconoscimento e oggi appunto ai massimi vertici dello Stato sentir dire queste parole nette e chiare è un po' una vittoria di una lunga battaglia, il giusto premio di una anche lunga sofferenza per questi reduci, ormai diciamo, i diretti testimoni sono quasi tutti scomparsi, ma ci sono i loro familiari, le famiglie che si sono integrate dopo anni di sofferenza nella nostra comunità e che oggi tengono vivo con l'associazionismo e il ricordo e la testimonianza di quello che è accaduto.